Bentornati, eccoci qui di nuovo con qualche altro spunto, qualche altro racconto interessante, anche un po' intrigante. Uno dei problemi più seri che affrontano i maestri del Talmud e che del resto fa anche parte della tradizione ebraica, un problema, questione che viene affrontata anche nella Torah e ovviamente anche dai maestri seguenti, è il problema dei rapporti con donne proibite, diciamo. La purezza familiare è tale che il marito può avere rapporti solo con la propria moglie, rapporti con altre donne sono ovviamente proibiti. E queste questioni però tradiscono il fatto che è nell'animo umano, è nell'animo maschile, se non forse anche femminile, il fatto di poter provare attrazione anche per persone diverse dal proprio partner. In particolare i maestri sottolineano il fatto che ci sono situazioni in cui uomini e donne devono essere rigorosamente separati. Questa abitudine, questa tradizione è ancora viva, soprattutto nel mondo Haredi. Se avete mai partecipato a una festa di nozze del mondo più tradizionale, più ortodosso, avete visto per esempio che al momento delle danze gli uomini ballano tra di loro, le donne ballano tra di loro e i due raggruppamenti sono separati da una mechitzà, per non parlare ovviamente del Bet Knesset, dove tradizionalmente nel tempio ortodosso gli uomini sono separati dalle donne e le donne pregano in una Ezrat Hashem e gli uomini pregano nella parte a loro riservata. Questo argomento viene affrontato, tra l'altro, sicuramente in molte parti del Talmud. Io mi soffermo su una pagina del trattato di Kiddushin, la pagina 81a. Qui appunto si ricorda un argomento, quando Abayé vedeva dei gruppi di uomini e donne che si riunivano per un matrimonio o simile, posizionava delle brocche in fila per separare gli uni dagli altri, in modo che se qualcuno avesse avuto accesso alla parte opposta si sarebbe sentito il rumore. Ecco qui quindi l'origine della separazione, se vogliamo, delle danze e comunque dei festeggiamenti tra uomini e donne nei matrimoni in ambiente ortodosso. Ravà posizionava delle canne in fila come separazione, in modo che al loro eventuale movimento si sarebbe sentito un fruscio. Avin disse: "Il punto dolente dell'anno sono le feste." Accadde una volta che alcune donne prigioniere, questo è un episodio a parte, accadde una volta che alcune donne prigioniere, al momento della loro liberazione, furono portate alla città di Neardea, siamo in Babilonia. Furono fatte salire al secondo piano della casa di Rav Amram il Pio e fu tolta la scala da sotto di loro, in modo che nessun uomo potesse salire e appartarsi con loro. Quando una di loro passò in prossimità della botola, che serviva per collegare il piano superiore con quello inferiore, una luce brillò in tutta la casa, passando attraverso la botola. Ecco qui la bellezza femminile che riluce, come splende, illumina tutta la stanza. Rav Amram fu così affascinato dalla sua bellezza che prese una scala, riuscendo a sollevarla da solo, nonostante fosse così pesante da non poter essere sollevata da 10 persone insieme, e si accinse a salire. La forza dell'attrazione, la forza del. Quando era giunta a metà scala, si fermò e divaricò i suoi piedi in modo da rendere più difficile la salita,
e controllare meglio il suo istinto e gridò: "La casa di Amrana sta andando a fuoco!" I maestri arrivarono correndo, ma videro che in realtà non c'era nessun incendio. Gli dissero: "Dicendoci come sono andati veramente i fatti, ci hai fatto vergognare, poiché abbiamo visto che anche a uno studioso di tale livello può accadere di trasgredire in questo modo." Rav Amram disse loro: "È meglio che abbiate provato vergogna in casa di Amram in questo mondo, piuttosto che provarlo per sua causa nel mondo a venire." A quel punto Rav Amram scongiurò il suo istinto malvagio di abbandonarlo e il suo istinto fuoriuscì sotto forma di colonna di fuoco. Rav Amram disse al suo istinto malvagio: "Guarda, tu sei fuoco e io solamente carne, ma comunque sono più forte e migliore di te, perché sono riuscito a sopraffarti." Ecco che qui appunto si presenta questo argomento della tentazione della carne, che anche i maestri più pii, come questo Rav Amram, che era chiamato appunto il Pio, sono, al quale anche loro sono, sono in qualche modo attaccati, e che nella migliore delle ipotesi riescono a vincere solo a patto di grandi sforzi, di gran forza di volontà. La donna quindi è vista come fonte di tentazione, e la donna libera, la donna che non è sposata, è una visione certamente molto lontana dal nostro modo di sentire, che però evidentemente era la prevalente. E allora veniamo a un altro racconto, che compare anche questo nel ben noto libro di Ruth Calderon, Una sposa per una notte, scusate, ecco qua, e della quale il protagonista un rav che si chiamava Rabbi Hia Barashi. E anche questo episodio si trova sempre nella pagina di Kiddushin 81b, questa volta. Ricordo che il trattato di Kiddushin è tradotto in italiano a cura del progetto Talmud, e quindi volendo andare a leggere tranquillamente. Rabbi Hia Barashi era solito dire ogni volta che si ripiegava per pregare: "Possa il misericordioso salvarci dall'istinto malvagio." Allora, questo ripiegarsi per piegare significa che Rabbi Hia Barashi era uso prostrarsi in terra, sdraiarsi per terra e pregare di essere salvato dall'istinto malvagio. Cos'era questo istinto malvagio? Era l'attrazione per la donna. Questa preghiera, questo modo di pregare, è un modo di pregare particolarmente forte, particolarmente ispirato e molto tipico di questo mondo. Una volta sua moglie lo sentì dire questa formula e pensò: "Dato che sono già alcuni anni che ha smesso di avere rapporti con me, per quale motivo ha bisogno di recitare questa formula? Per cosa ha timore dell'istinto malvagio?" Rabbi Hia quindi è sposato, ha una moglie, ma da diversi anni non ha più rapporti con lei, non è più attratto da lei, però nonostante questo ha un istinto molto forte che evidentemente lo attrae verso l'altro sesso, e la moglie quindi si meraviglia di questo, perché pensava che il marito fosse divenuto una specie di asceta, mentre invece dalla preghiera che sente che lui fa comprende bene che non era per niente una asceta, ma che cercava di sottomettere questo suo istinto. Così la moglie decise di metterlo alla prova. Un giorno, quando Rabbi Hia Barashi stava studiando in giardino, la moglie si abbellì con gioielli e profumi e passò più volte davanti a lui. Il marito le disse: "Chi sei?" E la rispose: "Sono Harutà." Era il nome di una famosa prostituta. Harutà nel libro della Ruth Calderon viene tradotto con libertina. E in effetti Harutà
Herut vuol dire libertà, e quindi Harutà potrebbe essere benissimo tradotto come libertà. Sono tornata oggi dal lavoro. Egli le propose di avere un rapporto. Lei gli disse: prendimi quella melagrana che si trova sul ramo più alto dell'albero. Saltò sull'albero, andò a prenderla e la portò alla donna e si unì a lei. Successivamente, quando Rabbi Chia Ben Ashi rientrò in casa, la moglie stava accendendo il forno e lui salì e ci si mise dentro seduto. La moglie gli domandò: cosa stai facendo? Lui rispose: è accaduto questo e quest'altro, spiegandole ciò che era accaduto. Allora lei gli disse: ero io, vestita da prostituta, quindi non hai commesso nessun peccato. Ma Rabbi Chiya Barashi non le prestò ascolto, finché non gli diede delle prove. Le disse: ad ogni modo sono colpevole, poiché avevo l'intenzione di fare una cosa proibita. Tutti i giorni che rimasero a questo giusto uomo, egli digiunò per penitenza, finché non morì di quella stessa morte. Allora, questa vicenda, questo racconto è breve ma interessante, è una specie di pièce teatrale, se vogliamo, che ha tre scene. La prima scena è la preghiera, la seconda scena nel giardino e la terza scena davanti al forno della casa di Rabbi Chia e della moglie. La moglie, appunto, come ho detto già, si meraviglia di questa preghiera così fervente, così fervida del marito, che del resto la trascura da tanti anni. E quando lui è a studiare nel giardino, e già anche questo è particolare, perché che motivo aveva Rabbi Chia Barashi di studiare in giardino e non nella casa di studio? Forse era lì proprio per cercare degli incontri particolari? Non lo sappiamo. E la donna si traveste, quindi è irriconoscibile, e il marito, Rabbi Chia, non esita a chiederle chi sei e a chiederle un incontro particolare. Quindi questa volta Rabbi Chia non ha resistito al suo istinto. Lei lo mette ancora alla prova, gli chiede di salire su un albero e quindi fare qualcosa di anche rischioso, e lui corre a prendere questa melagrana pur di soddisfare questa donna sconosciuta e poter avere poi come ricompensa un rapporto con lei. E poi il terzo atto nella casa: il rabbino torna a casa, la donna sta già accendandosi intorno al forno, e è di nuovo lei stessa. Si è tolta gli abiti particolari, i gioielli, il trucco, è tornata la donna di casa. E quando lui si siede dentro il forno per punirsi di ciò che ha appena fatto, lei gli dice: cosa stai facendo? Guarda che ero io la persona che hai incontrato nel giardino. E lui le chiede delle prove, e questo ci ricorda il racconto di Yehuda e Tamar, quando Yehuda, quando Tamar, essendogli morti i primi due mariti, che erano figli di Yehuda, avendogli chiesto in sposa l'ultimo figlio, che era ancora troppo piccolo, e avendo avuto un rifiuto, decide di fingersi prostituta. E ha un rapporto con Yehuda per poter rimanere incinta e poter avere dei figli. E quando finalmente Yehuda va in cerca di questa donna prostituta, e gli viene detto che in quell'angolo della strada non c'era mai nessuna prostituta, e torna da Tamar e le chiede di vedere la prova, e erano in quell'occasione due oggetti che lui le aveva lasciato in pegno e che lei può quindi mostrargli per dimostrare appunto che era proprio lei che l'aveva incontrato. E quindi anche Rabbi Chia Barashi chiede delle prove. Evidentemente lei gli dà queste prove, ma lui nonostante ciò si punisce perché confessa che comunque la sua intenzione era quella di
andare con una donna prostituta, con una donna che gli era proibita. E da quel giorno in poi lui si dedica al digiuno per pentirsi, per espiare la sua colpa finché non muore per la penitenza. Allora, con appunto anche qui un racconto singolare che ci mostra un mondo così particolare, così lontano anche se vogliamo dalla nostra sensibilità, con rabbini che sono comunque esseri umani con tutte le loro tentazioni, con tutti i loro desideri e che però appunto si sentono vincolati da codice morale molto rigido, molto serio, che li trattiene dal compiere atti proibiti. Con questo vi saluto, vi ringrazio di avermi ascoltata e alla prossima, prima o poi.